I rischi restano tuttavia elevati. Tensioni sui mercati internazionali, manifestatesi già lo scorso anno dopo il primo annuncio della graduale riduzione degli acquisti di titoli da parte della Federal Reserve, si sono ripresentate nelle ultime settimane, acuite da segnali di rallentamento dell'attività in Cina. Ne hanno risentito le economie emergenti, soprattutto quelle con problemi strutturali e di finanziamento a breve termine. Nell'insieme la ripresa appare ancora debole e incerta. Ogni sforzo sul piano nazionale e su quello europeo va indirizzato a sollevare la domanda, favorendo, in una visione condivisa di più chiare prospettive future, la creazione di nuove opportunità di lavoro, l'accumulazione di capitale, un'innovazione volta a ottenere guadagni di produttività da trasferire sui redditi. Prima della crisi, l'Italia ha rinviato la riduzione del disavanzo strutturale. Non è cresciuta abbastanza da indurre un rapido calo dell'incidenza del debito pubblico sul prodotto. L'accelerazione dell'aggiustamento è giunta nel momento più difficile. Ha avuto inevitabili effetti prociclici, ma ha risposto all'esigenza di evitare il peggio. Non ha potuto evitare l'aumento del rapporto tra debito e prodotto in questi anni di crisi. Le regole europee richiedono la riduzione di questo rapporto, non quella del debito in termini assoluti. A questo fine, anche in condizioni di crescita moderata, è sufficiente non deviare dall'obiettivo di pareggio strutturale di bilancio. Il recupero di credibilità ottenuto grazie agli sforzi compiuti e con la consapevolezza che non si può che procedere lungo la strada delle riforme sta producendo risparmi di spesa per interessi, facilitando il contenimento del disavanzo pubblico. E parliamo di disavanzo strutturale. Molti dicono che l'obiettivo del bilancio in pareggio è qualcosa che costringe un'economia, ma in questo caso parliamo di obiettivo del bilancio in pareggio tenendo conto del ruolo che gli stabilizzatori automatici e altri interventi possono avere nel breve periodo per rispondere alle fluttuazioni del ciclo. Questa credibilità potrà consentire al Paese di utilizzare i margini di flessibilità previsti dalle regole europee per finanziare investimenti pubblici e di sostenere con autorevolezza il completamento della costruzione europea, anche nella prospettiva di unione di bilancio che renda possibile l'utilizzo di risorse comuni per potenziare l'investimento in infrastrutture e facilitare l'attuazione delle riforme in tutti i Paesi e con beneficio per tutti i Paesi. In Italia il mercato privato degli attivi deteriorati rimane poco sviluppato. Alcune transazioni concluse di recente segnalano interesse da parte di investitori specializzati nella gestione di queste attività. Vanno nella giusta direzione interventi, quali quelli in corso presso alcune banche, volti a razionalizzare la gestione dei crediti deteriorati con la creazione di strutture dedicate in grado di aumentare l'efficienza delle procedure e la trasparenza di questi attivi. Interventi più ambiziosi, da valutare anche nella loro compatibilità con l'ordinamento europeo, non sono da escludere. Possono consentire di liberare a costi contenuti risorse da utilizzare per il finanziamento dell'economia. La rivalutazione del capitale sociale della Banca d'Italia ha adeguato valori fermi da decenni. Saranno eliminati gli eccessi di concentrazione delle quote. L'aumento del capitale di migliore qualità che ne consegue per le banche partecipanti, pur non potendo essere considerato ai fini dell'esame della qualità degli attivi in corso nell'area dell'euro, contribuirà a sostenere l'offerta di credito. Con il consolidamento della ripresa economica e la progressiva diminuzione della rischiosità dei prestiti, il sostegno del sistema bancario e l'economia potrà rafforzarsi, contribuendo a sua volta a stimolare la crescita. Vi potranno concorrere misure mirate, alcune già decise,
come il rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole imprese e le modifiche in tema di regime fiscale delle svalutazioni delle perdite sui crediti nei bilanci delle banche. Per il ritorno a una crescita stabile e sostenuta non basta eliminare i fattori di rischio che ho richiamato, contrastare l'eccesso di disinflazione, assicurare la credibilità del consolidamento di bilancio, far ripartire il credito. L'Italia risponde ancora in misura insufficiente alla sfida dell'innovazione tecnologica e della globalizzazione dei mercati. Non è possibile individuare la soluzione nel mero sostegno finanziario ai settori in crisi. Il recupero di competitività potrà essere ottenuto solo con una strategia di riforma articolata e coerente, a cui contribuiscano il settore pubblico, le imprese, il sistema finanziario. Va intensificato l'impegno per rendere il contesto istituzionale e normativo più favorevole all'attività di impresa, semplificando ulteriormente il quadro regolamentare, accrescendo la qualità dei servizi pubblici fondamentali, proseguendo nell'azione di contrasto dei comportamenti illeciti. Varie riforme sono state decise, l'attuazione effettiva di molte di queste ancora attende. Soprattutto nelle circostanze attuali, segnate da profonde trasformazioni, la riduzione del carico fiscale sui fattori della produzione, accompagnata da tagli selettivi di spesa che riducano gli sprechi e da interventi volti a rendere più efficiente l'amministrazione pubblica, può essere determinante per la capacità del sistema di affrontare i cambiamenti necessari. Meccanismi di sostegno al reddito e di riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori espulsi dai processi produttivi tradizionali dovranno tutelare le esigenze di chi si troverà in condizioni di svantaggio nel breve periodo. Non mancano imprese in grado di raccogliere la sfida, raggiungere dimensioni coerenti con la necessità di competere sui mercati globali, accrescere il contenuto tecnologico innovativo della produzione. Un riequilibrio delle fonti di finanziamento che ne riduca la dipendenza dal credito bancario e accresca il ruolo del capitale di rischio contribuirebbe ad assicurare loro la disponibilità di un volume adeguato di risorse. Nuove forme di intermediazione possono agevolare il finanziamento delle imprese da parte di investitori istituzionali. La capacità delle banche e degli altri investitori istituzionali di stimolare e sostenere anche con offerta di servizi finanziari a elevato valore aggiunto l'attività innovativa delle imprese è in altri paesi uno dei più importanti motori di crescita. Il sistema finanziario deve riguadagnare anche da noi la fiducia del pubblico, erosa dagli eccessi che, generati soprattutto in altri paesi, hanno portato a una crisi globale dai costi enormi. Deve dimostrare di saper svolgere appieno la propria funzione. È importante che la percezione negativa dell'operato delle banche e della finanza, dei fornai, nelle parole del presidente Abete mutuate dal Manzoni, non porti a reazioni sproporzionate. Bisogna agire per rimuoverla, con decisi miglioramenti nella governance, con un'intermediazione sana e prudente e facendo sì che non manchi finanziamento a chi lo merita e partecipa al rischio, che continui il sostegno all'economia reale. Siamo consapevoli delle difficoltà da affrontare, operiamo per aiutare a superarle, convinti che una buona finanza resti fondamentale per rimuovere i vincoli di liquidità che ostacolano lo svolgimento dell'attività economica e la messa a frutto delle idee per promuovere lo sviluppo favorendo l'innovazione. Grazie.